Ciao amici, sono Andrea Papolino e in anteprima italiana voglio presentarvi i palloncini prima. Un aspetto importante da considerare è il packaging, fatto da zero plastica, quindi 100% biodegradabile. E già questo è davvero un passo avanti, soprattutto in un periodo dove qualsiasi prodotto è diventato biodegradabile. Ma ora andiamo a vedere i palloncini, come sono fisicamente, al gonfiaggio, al tatto, all'odore. Allora, i palloncini che andremo a utilizzare sono palloncini 5 pollici, il colore si chiama, anche i colori di prima sono bellissimi. Questo in particolare si chiama Kiss Me Pink. Allora, il palloncino al tatto è davvero morbido, è un palloncino che si sente che è di una buona manifattura. La cosa che subito percepisco, perché conoscendo altri brand, è che il collo di questo 5 pollici è davvero lunghissimo, lunghissimo, così da facilitare il double stuff e da facilitare soprattutto quando andiamo a creare palloncini in duplet a nodi larghi e dobbiamo fissarli direttamente, in questo caso in un organic, e quindi non andremo più ad utilizzare i palloncini modellabili. Ma ora andiamo subito a gonfiarlo. Allora, è un palloncino 5 pollici che diventa davvero grandissimo. Abituati sempre a palloncini 5 pollici che arrivavano massimo a 4, 4 e mezzo per poi diventare a forma di goccia, questo 5 pollici è davvero grande. Il colore è uniforme, è un colore super brillante, è facilissimo da legare, non crea attrito, il collo è davvero super strong, è molto resistente, è davvero un bel palloncino. Morbido, non puzza, come ben sapete, è un palloncino. Ci sono tantissimi palloncini in Italia che puzzano, ma questo è veramente un buon prodotto. Ma andiamo subito a vedere l'11 pollici. Palloncino 11 pollici ha praticamente le stesse caratteristiche del 5 pollici. Hanno elaborato questo collo che è magia, perché un collo lungo è veramente tanta roba, perché vi dà la possibilità non più di utilizzare tanti connettori, ma sfruttare tutto il palloncino. Ma andiamo a gonfiarlo perché sono davvero curioso di capire quanto è grande questo palloncino. Io credo che sia un 11 pollici veramente grande, credo che sia realmente grande, è un 11 pollici che non crea la forma di pera. Cioè, ragazzi, non so se voi avete mai visto un 11 pollici così grande, ma è davvero grande. Il connettore resta lungo, quindi quando vai a realizzare dei nodi larghi, hai veramente una grandissima opportunità, possibilità di legare direttamente all'interno dell'organic i vostri palloncini. Anche in questo caso il colore è uniforme, non ha sbavature, è davvero perfetto, un colore davvero unico. È un palloncino che secondo me oggi può creare la differenza. Ora andiamo a parlare dei palloncini in foil. Allora, la cosa importante, la cosa intrigante di prima, ovviamente prima è dell'azienda Premium Coin by Nelson Company, è che già i 9 pollici hanno la valvola. Quindi non è da sottovalutare, perché molto spesso ci troviamo con dei palloncini in foil che dobbiamo termosaldare. Quindi, come ben sapete, tutte le difficoltà della termosaldatura: troppo forte, troppo piano, non salda, i rischi e tutto. Invece, con questo pallone è molto più facile, credo. Cioè, veramente tanta roba. All'ingresso qui abbiamo una scritta dove c'è scritto dove inserire l'ugello per gonfiare il palloncino, che andremo subito a gonfiare. Così vediamo subito come è realizzato questo palloncino. Pensate che ho gonfiato questo palloncino in foil con un Twin Air che, come sapete, il Twin Air ha una potenza davvero forte, ma questo foil, ragazzi, è tosto. Cioè, è tosto. Tanta roba, cioè, brillante. Le cuciture le vedo davvero doppie. Si vede che è un foil resistente e non è quei foil che ti portano ansia. Pensate, l'ho gonfiato per l'appunto con un Twin Air e mi sono fermato proprio così. Altri palloncini sarebbero bucati. I palloncini li ho testati,
ora al chiuso, li ho testati realizzando una ghirlanda, in questo caso organic, ovviamente è stato l'uscita del palloncino. In questi giorni andrò a testare anche la durata del palloncino con all'interno elio, ovviamente palloncino trattato e non trattato. Testerò i palloncini sia all'interno che all'esterno per capire effettivamente la durata, però a mio avviso, a prima vista, credo che sia un primo amore, ma non perché andrò a lavorare con prima, perché effettivamente è un prodotto di ottima manifattura e si vede che è stato realizzato con coscienza. C'è stato realizzato un prodotto che è stato prima studiato e poi realizzato, non così come tanti palloncini messi in commercio, vai, andate a gonfiare. Però vi saluto, anzi un arrivederci, perché a breve uscirà il nuovo video con il test interno, esterno, sole, non sole, vento ed intemperie. Quindi un arrivederci e mi raccomando, ci vediamo più tardi, alla grande, mi raccomando, con palloncini prima.